Nero Luce, la favola noir per i grandi che si sentono piccoli. Lo sguardo tornò a posarsi sulla porta di cioccolato che, pur restando ancora chiusa, aveva spalancato la sua fantasia. Quante cose aveva in comune con il cioccolato, quasi come fosse il gemello naturale della sua vita. Se per i grandi classici era il cibo donato dagli dèi, come pure la bevanda riservata a re, guerrieri e alle figure di spicco delle civiltà antiche, per lei era l'ingrediente mancato del suo arcobaleno, scuro e puro come le sue radici, ravvivante e vigoroso come il suo temperamento, misterioso e sorprendente come il suo istinto, la via diretta ai segreti del suo io più intimo. Proprio là dove il giorno combatteva con la notte, mentre lei sognava una pelle più spessa che non le facesse sentire tutto quel gran soffrire. Sono Renata Cantamessa e sono la criminologa di Baratti e Milano.